cosa come la pensi, la crei, pum. Cioè, è proprio immediato, proprio come la penso, pan, la manifesto. Quindi, addirittura anche spazio e tempo, non ci sono più. Quindi è proprio. E quindi questo è il modo per cominciare ad allenarci a fare attenzione ai pensieri, alle parole, allo stato Sì. d'animo. Come dire, una parte, guarda che, come dire, tutto fa la consapevolezza, nel senso, se vede, per dire, la storia, l'interferenza, tolgo l'interferenza, quindi non avrai più i poteri, ok, ma se questo va a buon fine, ma ti spiego, io non voglio lasciare i poteri, non voglio. Tu non fai niente perché lo togli dalla porta e rientra dalla finestra perché io lo sto facendo Sì. rientrare. Ma infatti è come se stesse ricreando. Hai visto, e l'hai visto adesso con Daniela, dicevi le cose, lei come prendeva consapevolezza, tac, succedeva, o subito era lì. Perché è quello, tu nell'ipnosi vedi la scena, perché come dire, la parte subliminale vede archetipicamente, metaforicamente le cose che servono alla persona, in questo caso la telepata che lo fa per te, ma normalmente la persona lo fa diretto su di sé, lo vede e serve per fare un'elaborazione, però dal momento che e la consapevolezza è istantaneo, non c'è neanche tutta quella scelta che deve svolgersi nel tempo, cioè tac tac. E quindi è tutto è quello. E se io non voglio, me li tengo, come dire. E poi, non so, ci sono delle cose che fanno, come dire, che sono convinti loro che è così, ma non è così, non è così. Fidati. E quelle cose lì purtroppo non sono così. E se tu Sì. ascolti, io questo già l'ho visto nelle Ma mie se sessioni, posso ma se dirti una ascolti anche cosa? sessioni di altri, io riscontro le stesse cose. Quel discorso la di distruggi un'entità. Sì, la distruggo, si dissolve nel portale dell'universo. Non è vero, non muore nessuno. Non distruggi nessuno. Per No, esempio, no? distruggere è Tra le tante cose, no? Una impossibile. delle tante cose, Anche certe entità, ma perché non controllare esatto. sempre? Io Sempre. sempre controllo, persino le persone, visto? Controlla la pupilla. Sempre, perché è facile che prendono. Normalmente prendono altre forme, ingannano nel loro modo, cioè. Quindi non è perché vedo, come dire, tale entità, allora boh, a posto. Ti posso dire una cosa? Allora, abbiamo sette corpi. Dall'infrarosso, cioè dall'erziano, infrarosso, luce, poi c'è ultravioletto, raggi X, raggi gamma e punto zero. La luce è quella che controlla dalla luce in giù, perché la luce è il primo reame in cui si divide polo negativo e polo positivo. Dio, la fonte, il cazzo che ti pare, non può essere positivo o negativo, è uno, è più su della luce, non è la luce è un'energia che si divide in polo positivo e negativo. Già lì mi Allora, dico, io ma ti che dico, quello che cazzo, loro dicono, la appunto. fonte, la sorgente o anche altri, la fonte non è la fonte, la sorgente di tutto ciò che è, no, fidati. È uno delle Appunto. tanti, diciamo così, tra virgolette, divinità minori, come posso dire? Cioè, il discorso sorgente, dimensioni, universi, no? Nel mondo spirituale, diciamo così, questa fonte, questa sorgente è il centro di tutto. Ma, come dire, da questo è come. Immaginati una. Non so come dire. Tante palle, tante sfere, ok? Che sono sempre, come dire, quasi delle. Come dire, io sono una di queste palle, sprigiono un'energia che fa altre palle di un'energia magari un po' meno, no? Che a loro volta faranno altre palle, cioè è così. E sia nel mondo, questo succede sia negli universi, ma sia anche nel mondo spirituale. Quindi tutte queste,
la fonte, la sorgente che vedono, che sentono, non è la sorgente centrale di tutto. Quella è analogica. Vedono. È analogica. Semplicemente delle emanazioni, ok? Emanazioni minori. Sì, magari positive, di luce, perché no? Ma non è la fonte quella lì, no? Un conto è, abbiamo delle informazioni inquinate e da questo ci faccio una dottrina. Oppure vivo una cosa una volta ed è verità assoluta, no? L'ho vissuta 100 volte e allora come ci posso darla per valida? Nell'ipnosi. Vissuto magari di persona, allora è già un po' diverso, ma nell'ipnosi soprattutto. Anche perché poi ha ognuno il suo modo di vedere, di percepire la realtà, di esprimersi, perché magari io e te vediamo la stessa cosa, ma la diciamo totalmente con parole diverse. E due persone diverse che ci ascoltano capiscono due cose diverse. Noi magari abbiamo visto la stessa cosa, cioè, capito com'è? E quindi non è così assoluto, non è così... come dire... E sì, tutto molto diretto, molto facile, che una cosa la pensi e la fai, che basta la volontà con la consapevolezza, però poi, come dire, tutto questo segue anche delle leggi spirituali, delle leggi fisiche. Non è che, come dire, poi funziona tutto secondo la mia fantasia, non so come dire. E in certe cose io ho questa impressione qua, come dire, faccio questa roba qui... stai dicendo tu, però, cioè, non so come dire. Trovo, poi non mi permetto di dire a nessuno queste cose, le penso io, però sì. Non so se tu hai avuto anche tu questa impressione. Inizialmente dicevo wow, allora esistono cose positive, cioè, ma e poi alla fine io mi sono detta, ma positivo o negativo? Ma che cazzo vuol dire? È dualità. Non è possibile che cioè, solo guardando le frequenze di energia, che la luce, dove i poli si dividono in positivo e negativo, sta a metà, sta sotto anzi. E poi ci sono altre frequenze più alte. E noi siamo tutto quello, capito? Sì, poi è un po' come il discorso di quelli che vengono ingannati perché l'essere di luce, vedo l'essere di luce, allora si, come dire, si fidano. Ma non è perché di luce, cioè, come dire, no? La luce la puoi fare, o la prendono lo stesso da te, o... Ma bisogna... Non è perché secondo di luce me... allora è buono, cioè... Sì, ma secondo me bisogna proprio fare attenzione. Allora... Come ti posso dire? È semplice il discorso. Non è che i veri esseri di luce non esistono o le dimensioni alte non esistono. Ma semplicemente, se, come dire, un essere veramente alto non viene a... Ma non ti caga! Non ti caga perché, come dire, è talmente elevato nell'amore che non... Al di là che non interferisce, ma nemmeno, come dire... Dio dal tuo libero arbitrio, non lo fa, sì. Perché, come dire, devi farlo tu. Quindi non hai possibilità. Tutto quello che vedi intorno è qualcuno che in qualche modo ti vuole ingannare e risucchiare qualcosa. Stop. C'è la possibilità di vedere, come dire, connettersi a queste realtà superiori. Ma come? Non perché ti girano intorno, perché ti viene la notte, perché hai pregato chissà cosa o hai fatto... No, il rituale di... No. Puoi farlo se tu, in qualche modo, sali tu. Non sono mai loro che scendono, sei tu che sali. Riesci ad essere in uno stato di... come dire, elevatura in quel momento, frequenza, purezza, connessione, temperatura... Pam! Puoi avere dei picchi ed arrivare alto. Ma totalmente un'altra cosa. Ma per arrivare alto devi essere puro qui. Devi avere, cioè, non devi avere le seghe mentali, capito? Non devi avere i problemi e non devi avere, cioè, tutte quelle cose che noi abbiamo qua, che ci
in qualche modo trattengono in questa dimensione, dice, per dirti, con i pensieri che bla 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 e bla 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 ti rompono le palle, i pensieri. È tutta roba che ti trattiene, tu riesci ad andare oltre nel momento in cui non c'è niente che ti trattiene. Questa libertà. Sì. Che sia una sprazio, persona, che sì. sia un lavoro, che sia i tuoi cani, che sia... Esatto. Per questo che la strada verso l'illuminazione è solitaria. Illuminazione per dire, sì. perché l'illuminazione... L'illuminazione la puoi avere ogni giorno. Ogni giorno, puoi averla a sprazzi, puoi avere dei... Io per esempio ho picchi, ho avuto picchi anche di... veramente di dimensioni... Ma è un attimo, cioè sono... Picchi? Sono sprazzi, non è che lo vivo sempre, sì, magari a quest'ora. Sì, non ero più qua, viene... ero già sceso. Cioè, sono attimi, sono... come dire... magari il viaggio astrale... Lampadine. Tre minuti e te ti è sembrato qua, anzi forse pochi due secondi. Cioè, come, non lo so come dire, no? Però sì, e quindi il giochino è proprio quello lì. Ecco perché tutta sta gente, ah, canalizzo questo, canalizzo quello, sì, vieni, vediamo un po'. E infatti poi sono sempre è tutt'altro, no? Ah, l'angelo, ah, Maria, sì, ok, guarda la pupilla, guarda il DNA. E poi che cos'è? Sempre altro, no? Non era mai l'angelo, non era mai Maria, non era mai... Giuseppe, finora, Gesù. Finora è stato così. Dai Luca, ho bisogno di alzarmi da questa sedia. Sì, anch'io. E di togliermi sto coso che mi fa male. Sì, a me fanno male le orecchie dopo un po', non li sopporto più. E poi tanta fame. Anch'io. Dai. Ciao Stelin. Ciao Gioia, ti abbraccio, ti bacio e niente, domani mattina ti faccio il coso. Ok. Dai, ciao, buona serata, buonanotte. Vabbè. Ciao allora. Ciao, buonanotte. Ciao, grazie. Sì, d'oro. Grazie a te. Ciao. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video.